fare una gara nel 2014 per aggiudicare il trasporto regionale su ferro a partire dal 2015, macro regionale, sovraregionale, togliendo questo, perché le intersezioni tra i sistemi regionali ci sono. Questa è una prospettiva interessante, che è coerente con l'idea che abbiamo di creare un sistema sovraregionale o macro regionale nel trasporto sia su ferro che su gomma. Ci stiamo lavorando questa cosa qui, che è il progetto più importante che riguarda la mobilità, e la mobilità è il tema principale. Ecco, sulla fusione c'è una data ultima sulla fusione per chiudere? Perché se prima doveva essere ottobre-novembre per fare... Noi siamo pronti, però dal comune sono arrivate perplessità e un freno... Isabia ha schiacciato il pedale del freno a un certo punto, no? Quando ho detto non ho mai parlato di fusioni. Vabbè. Voglio capire, adesso io ho un progetto, abbiamo elaborato un progetto in questi due mesi, molto dettagliato, che voglio sottoporgli e capire da lui se è interessato o no. Se non è interessato, lo deve dire, però mi sembra veramente... mi sembrerebbe un errore, perché il progetto è utile alla regione, è utile al comune, ma soprattutto è utile ai lombardi, ai milanesi e ai lombardi. E quindi fermarsi o dire di no per questioni ideologiche o politiche sarebbe un errore. Spero di convincerlo, nei prossimi giorni lo incontrerò. Se parte questo progetto di fusione Trenord ATM, allora si crea un soggetto in grado di allargare la propria sfera d'azione anche al di fuori della Lombardia, e l'opportunità appunto di partecipare per esempio alla gara che il Veneto farà è un'opportunità interessante, però siamo ancora a livello di preliminare. Presenterò anche ufficialmente il World Expo Tour, le tappe che faremo in giro per il mondo per presentare Expo, i contenuti di Expo. Comincerò il 16 e 17 in Catalogna, Barcellona, incontrando il presidente della Catalogna, che è uno dei quattro motori d'Europa, come certo sapete. E da lì inizia una serie di incontri nei principali paesi che aderiscono a Expo. Parallelamente a questo faremo tappa anche in tutte le province della Lombardia. Il programma sarà portato in giunta venerdì e poi lo illustreremo. È stata approvata la mozione per favorire l'export delle armi. Viene chiesto alla giunta di fare una pressione sul governo, snellire le procedure. Fare... Quello che decide il Consiglio per me è Vangelo, quindi è stata approvata la mozione e la daremo attuazione immediatamente a questa mozione. Invece sulla cannabis che decide la Lega? No, non ho nulla da dire, ho già detto ieri su questo. Senta, invece sulla legge elettorale, la Lega, sulle tre proposte di Renzi, quelle... Spagnolo sarebbe quello che potrebbe il titolo di Catalogna. Io sono affezionato al Mattarellum personalmente, però ci sono anche altre proposte, a me piace molto quello, perché mette in competizione i candidati di diversi partiti, di diversi schieramenti, e questo è utile per i cittadini, per gli elettori.